Allora, parto così dal titolo. Vogliamo vivere, vogliamo camminare con i cieli aperti sulla nostra vita? Cieli aperti. Il cielo aperto, il cielo di Dio aperto per noi. Perché lo spirito di questo mondo te lo chiude, closet. Ma camminare e avere i cieli aperti significa il portale di Dio aperto su di noi. E questo a noi interessa, giusto? E dobbiamo imparare a cosa rinunziare per prima. Dobbiamo imparare a non avere amore per il denaro. Amore per la fa per essere famosi, l'orgoglio. Cioè combattere lo spirito di questo mondo. Dicevo ieri in un incontro per responsabili che Dio ci ha dato tutto, non per rendere famosi i nostri nomi, ma per rendere lui famoso. Un vero servo di Dio rende famoso il Signore, rende conosciuto il Signore, non il proprio nome. Quindi noi dobbiamo lavorare per rendere Dio famoso, Gesù Cristo famoso, il suo nome famoso in questo mondo. Ricordatevi una cosa, che ciò che domina, controlla, governa l'uomo è la parte spirituale. È la parte spirituale. È la parte dello spirito. Infatti quando in Tessalonicesi, quando dice di conservare l'intero essere nostro, parla di prima di spirito, anima e corpo. In ordine. C'è un ordine e non è un ordine a caso, boom, casuale, no. C'è un ordine. Se tu vedi nella nostra vita ciò che ci conduce e che poi dà frutto sia all'anima che al corpo, è la parte spirituale. È la condizione spirituale, è il dominio spirituale, è come viviamo nello spirito. E nello spirito, oggi, questa mattina, io voglio dare, confermo davanti a voi, voglio dare totalmente il mio cuore a Gesù Cristo, totale. Il mio cuore in maniera totale. Il mio cuore, Padre, appartiene a te. Gloria a Gesù Cristo. Sai perché molte anime si perdono, anime anche nuove? Perché quando ti fermi nell'aria, come dire, passiva, e non entri nell'aria, come dire, attiva, di azione. Ecco perché invito, cresci, ma poi devi fare quel salto. E questo è la caratteristica della nostra Chiesa, del nostro ministero. Oggi è molto più possibile che si possa manifestare in mezzo a noi, in ognuno di noi, perché Gesù ha pagato il prezzo. Perché Lui è il mediatore, Lui ha conquistato tutte queste cose, queste promesse di prosperità. Ma qua ci dà l'indicazione. Questo mi fa comprendere che io devo stare vicino al Signore. Quando dice medita, la mente, la meditazione non interagisce la mente e il cuore. È meditare la parola di Dio che influenza la nostra vita e ci fa prendere decisioni, essere intenzionali, non passivi. Chi medita la parola giorno e notte? Chi medita la parola è come un albero piantato. Dice, per essere piantato che devi fare? Devi meditare. Cuore e mente. Non cuore e mente sulle cose di questo mondo. Viene l'accusatore, caccia l'accusatore dalla tua vita.
Ci sono alcuni che vivono un'accusa continua. Certo, la perfezione non esiste, nessuno di noi è perfetto. Chiedi il perdono e cambia, ravvediti, pentiti. Se no il diavolo ti tiene sotto accusa per sempre. Se uno non si pente e non si ravvede, il diavolo ti tiene sotto accusa, sotto l'accusa continua. Bersaglio del nemico, diventi un bersaglio del nemico se non agisci. Cioè, pentimento e ravvedimento è azione, ravvedimento è un'azione. Pentimento è un fatto, come dire, dentro, ma l'azione è il ravvedimento. Mostra che sei ravveduto, mostra che sei un figlio di Dio, mostra che sei un cristiano, mostragli. Non è la teoria che salva, è quello che noi crediamo e pratichiamo.